Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al ciao a tutti e benvenuti al commento del lunedì. Oggi è stata una giornata abbastanza complessa all'università, però sono con voi e ovviamente sempre pronto a commentare i nostri calciatori, i nostri giocatori, il nostro Milan, che ieri finalmente è tornato alla vittoria, è tornato al risultato pieno. E devo dire che sono stupefatto perché è stata una partita... sono sincero, io neanche ho esultato, perché sembrava tutto... Non incredibile, ho fatto una partita pulita, ordinata, abbiamo sofferto, alcuni erroracci in difesa, molte palle in area, molti tiri da dentro l'area, vedi Di Francesco, grande parata di Donnarumma, poi c'è stato un gran salvataggio di Abate che si è rifatto dopo uno svarione difensivo, guardando a caso su un ingresso in aria, mi pare sempre lo stesso Di Francesco, che è stato uno dei più pericolosi, dandogli praticamente un metro, ma insomma, chissà, Francesco mica pericoloso in aria. Però vabbè, al di là di quello, partita direi molto, molto, ti ripeto, che cazzo sto parlando comunque con voi, vi ripeto, partita direi positiva e pulita, ecco, una partita veramente ordinata, non voglio ovviamente essere super contento, comunque dire che abbiamo ricucito, faccio come quelli del metodo, con la pennina, che abbiamo ricucito tutti i problemi, abbiamo ricucito un po' lo strappo di questi punti lasciati andare in queste partite, però devo dire abbastanza bene anche la fase difensiva, lungo andare ovviamente, a parte il gol e a parte, ripeto, gli errori iniziali, il gol potevamo evitarlo, abbiamo preso un gol da Poli lasciandoci far scorrere la palla su prendendo un metro di campo e lasciando un tiro abbastanza facile, però era anche da annullare. E lì la VAR ha fatto il suo, dando ovviamente, non dando un rigore a Sassuolo, che secondo me c'era, e invece non annullando il gol del Sassuolo, che con manata di Boateng a Romagnoli era da, secondo me, da annullare. E centrocampo, che sì, molto bene, bellissimo strappo, bellissimo gol. Biglia ha rischiato tanto il rosso e io ho detto, ma porca miseria, ma Gattuso perché non lo sostituisce? Vogliamo dargli il rosso, infatti non l'ha neanche sostituito, è riuscito a mantenere la calma fino a fine partita. E poi positivo Suso, che adesso l'avrò criticato anche abbastanza in queste uscite, però ha fatto la sua miglior partita e al di là del continuare a puntare sul gioco di Suso, in realtà ieri sera ha fatto una grandissima prestazione, incorniciata da due bellissimi gol, soprattutto il primo, e il secondo ovviamente se me lo annullavano mi incazzavo, perché non c'era alcuna irregolarità. Che dire, senza attaccanti ci siamo inventati il falso 9, come vi avevo detto anche nella rassegna stampa, dai piedi buoni, cioè Castiglieco, che ha fatto un gran gol, infatti ha dimostrato di avere un gran piede sinistro, ragionando e calciando sul 7 e facendo una partita da sufficienza, ecco, non di più. Cutrone ancora un po', diciamo, con la paura dell'infortunio alla caviglia, e quindi è entrato un po' ancora, diciamo così, scarico e un po' impaurito, ecco, da questo punto di vista. Che dire, per concludere, bene, non voglio aggiungere altro, speriamo adesso di caricarci al meglio per giovedì, che c'è la seconda di Europa League,
Non vorrei far figuracce contro l'Olympiakos, che comunque squadre greche sono comunque abbastanza difficili da affrontare. 0-0, anche l'anno scorso doppio 0-0 con la IK Atene, quindi è molto difficile affrontarle. E abbiamo il Chievo, quindi cerchiamo di far 6 punti, chiudere, andare a quella sosta maledetta, la sosta delle nazionali, che amo tanto, e dopo riprendere, perché ci sia il derby, no? Dopo la sosta, quindi riprendere a mille il nostro percorso di ripresa. Adesso non voglio fare super complimenti e essere a mille, però direi che, come posso dire, ecco, il titolo del commento potrebbe essere, sì, un Milan pulito, un Milan semplice. La semplicità che serve e che serviva a scacciare, diciamo, le paure e il mancato colpo di grazia alle partite, diciamo. 4-1 tutto sommato meritato e sempre forza Milan, insomma. Continuiamo così. Vi ringrazio di essere stati con me anche questa sera e di aver ascoltato la mia analisi tecnica. Vi ricordo di seguirmi, vedo che insomma il canale sta andando abbastanza bene, anche se sono abbastanza, doppio abbastanza, sono nuovo e quindi sono contento. Ho un bellissimo gruppo che mi segue, sono felice, seguo i loro consigli e vado avanti portando sempre nuove idee e spero anche di fare qualche approfondimento al più presto. Vi auguro una buona serata e dove cavolo è lo stemma del Milan? Ah no, questa è quella con il Sant'Ambrogio, il simbolo di Sant'Ambrogio. E ovviamente dov'è lo stemma? Vediamo se qui c'è. Neanche qui. Su questa c'è lo stemma. E con il Milan nel cuore, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti. Dimenticavo. Ovviamente ci saranno le pagelle. Quindi, pagelle. Ciao. You say yeah.